Bene, ciao a tutti, buonasera ai nostri teleascoltatori e deviati dell'etere. Vi trasmettiamo da Radio 90, qui in studio con Fabio Ranghiero, che ringrazio. Il nostro programma è Specchi di Perseo, programma finanziato dal MIUR-MIBAC, Cinema per la Scuola. Ecco, gli specchi di Perseo richiamano il mito greco, dove Perseo sconfigge la morte, la medusa, la gorgone guardandola in riflesso, e l'idea che sta dietro a questa trasmissione è quella di leggere il cinema come uno specchio di Perseo, quindi come un luogo che mette in immagine quello che, come dice Wittgenstein, è difficilmente dicibile e rappresentabile. Ecco, il cinema ce lo narra in immagine e movimento. Abbiamo la fortuna di avere con noi Martina Bau e Elia Boscarini, due studenti appassionati di cinema, che ci parleranno di due pellicole, note o meno note, ma rilette attraverso la loro passione. Ecco, la parola a Martina. Ciao Martina. Ciao a tutti, sono Martina Bau, provengo dalla terza liceo linguistico Ferrari Trieste e oggi volevo parlare del film capolavoro di Giuseppe Tornatore, La voce in un paradiso, del 1988 e che vinse l'Oscar con il film Straniero. Ecco, e diciamo subito agli ascoltatori che noi il paradiso ce lo meritiamo al cinema perché è la ventesima volta che rifacciamo la puntata e quindi abbiamo, se non altro, acquisito la virtù della pazienza. E Martina, vai, vai. Questo film racconta la storia dell'amore per il cinema attraverso gli occhi del regista, è una sorta di autobiografia e narra la storia del protagonista Salvatore, che da bambino racconta la sua giovinezza in un piccolo paese povero della Sicilia, fino a quando non diventerà un regista e 30 anni dopo un acclamato regista romano. Sì, e co come sei arrivata a questa pellicola? Qual è l'aspetto che più ti ha entusiasmato, incuriosito? L'avevo sentita nominare varie volte e proprio Tornatore, avevo visto un'intervista a Tornatore e ad altri registi che la consigliavano per gli amanti del cinema e quindi l'ho guardata e mi era molto appassionato la storia di questo giovane che si appassiona al cinema e dopo ne fa il suo mestiere. Sì, è un cinema dove si parla di cinema, quindi è una forma d'arte che riflette su se stessa. E questo è un elemento che in genere si trova ai vertici di ogni forma artistica, dove la letteratura si interroga sul proprio essere letteratura, la filosofia sul proprio essere filosofia, e qui di fatto c'è un cinema che ha come tematica il cinema. Quindi è una storia, possiamo dire, che riflette su se stessa, è un metacinema. E ci sono più versioni di questa pellicola? E quali sono, secondo te, Martina, gli aspetti più belli, più interessanti che i nostri ascoltatori, spettatori che non hanno visto il film dovrebbero tenere presente quando si approcciano al cinema? Allora, c'è una versione di 3 ore che è stata la prima a essere distribuita, e però poi molte persone non andavano a vederla per la lunghezza, quindi fu tagliata a 2 ore e questa vinse l'Oscar, quella da 2 ore. Io ho visto quella da 3 e mi è piaciuta molto, ci sono molti particolari in più, per esempio i molti particolari della storia d'amore tra Salvatore ed Elena. E chi lo vede per la prima volta, gli consiglio di vedere la versione da 3 ore. Perché è fatta bene, non è noiosa, ma molto toccante. E gli aspetti che colpiscono del film sono soprattutto la differenza tra il cinema di una volta e quella di oggi. Descrive molto Tornatore in questo film la figura del proiezionista, che oggi non c'è più ai giorni nostri. È un lavoro molto duro perché questa persona doveva stare ore ed ore chiusa da dentro una camera senza finestre, solo proiettando dei film, quindi ci voleva una grande passione per svolgere questo lavoro. Sì, e mi chiedevo, ma perché si chiama Nuovo Cinema Paradiso? Perché il cinema del paese inizialmente si chiamava Cinema Paradiso, poi
durante un incendio ha preso fuoco ed è stato ricostruito, chiamato con un nuovo Cinema Paradiso. Sì, quindi è un film, diciamo così, che racconta il passato. Sì, allora su questo no, è interessante perché da un lato il cinema ci mostra qualcosa che è già accaduto. E sto pensando, per esempio, c'era una volta in America di Sergio Leone dove l'hai visto? Sì, Elia, tu Sì, lo l'ho visto. hai visto? Purtroppo no, non ancora. Ecco, allora bene, Elia e gli ascoltatori che ancora non hanno visto questi due capolavori, magari se li annotino, ecco, anche lì c'era una volta in America, c'è un passato raccontato, che in fondo è anche il cinema stesso. No, la proiezione di un tempo che non c'è più, eppure forse quel tempo che viene proiettato non è tanto il passato, ma quasi è il cuore simbolico di ogni presente, insomma, un po' come i miti platonici. Cioè, potremmo dire, la storia di Nuovo Cinema Paradiso, certo che si verifica una storia, ma forse anche la storia di tutti gli amanti del cinema. E Martina, che è un'amante del cinema, ecco, si è soffermata su questo. E dal punto di vista delle immagini, Martina, cioè, c'è qualcosa che ti ha colpito in un Nuovo Cinema Paradiso, nel modo di inquadrare, nel montaggio? Sì. E Tornatore si sofferma molto sullo sguardo delle persone finché guardano un film al cinema, inquadra le persone che sorridono, che piangono, tutti i diversi stati d'animo mentre una persona prova finché guarda un film. E si sofferma molto sui primi piani ed è bellissima questa cosa. Ecco, sì, questo, ecco, mi viene in mente anche il cinema di Sergio Leone. Ci sono tanti primi piani, tanti sguardi, tanti occhi, come se appunto da un lato si filmasse il desiderio. Desiderio che si riflette nello sguardo, no? E dall'altro ci fosse nel cinema un aspetto mimetico per cui io imito quello che vedo. E quindi ho creato il cinema, ma adesso sono influenzato dalla storia che ho creato. E questo è interessantissimo perché il regista, no, o l'uomo potremmo dire, crea delle storie, ma poi le storie che crea lo influenzano. Quindi c'è un rapporto enigmatico con il proprio linguaggio, in questo caso è il linguaggio del cinema. E vuoi aggiungere qualcos'altro sul Nuovo Cinema Paradiso, Martina? Sì, che il protagonista era senza padre, trova nella figura del proiezionista Alfredo una figura paterna che lo aiuterà a diventare un regista, perché Salvatore si era innamorato di una ragazza del suo paese e Alfredo, tramite un inganno, lo convince ad abbandonare la sua terra e a dedicarsi al cinema e lasciare stare l'amore per questa ragazza. E Salvatore, quando dopo 30 anni, con la morte di Alfredo, tornerà in Sicilia, scoprirà la verità e si renderà conto che ha fatto la cosa giusta andandosene dalla Sicilia per dedicarsi al cinema e che l'amore per Elena è stato come quello dei film, cioè perfetto, ma che durava poco. Sì, e ecco, su questo amore per il cinema, ecco, ti faccio un'ultima domanda. Ci piacerebbe sapere com'è nato il tuo amore per il cinema e quali sono i tuoi registi preferiti. E se puoi consigliare almeno tre pellicole per chi vuole iniziare ad amare il cinema. Allora, il mio amore per il cinema è nato qualche anno fa. Guardavo dei film ogni tanto, poi sempre di più ho cominciato a guardarne e mi sono appassionata. E in particolare i film americani. Adesso ne guardo molti anche di italiani e di tutti i tipi. E, per chi è appassionato, per chi vorrebbe conoscere il cinema, dei film da vedere assolutamente sono Nuovo Cinema Paradiso e C'era una volta in America di Sergio Leone. Altri film Ecco, so che tu sei anche una grande appassionata di Woody Allen. no, sì.
C'è un film Due di... anni di Woody Allen, senz'altro, e anche Manhattan. Ecco, e... Poi ecco... dei film Sì. italiani, di registi italiani, La vita è bella di Benigni. Sì. Ecco, magari nel frattempo vediamo se qualche altro titolo ti viene in mente. Ecco, perché Martina ne vorrebbe dire troppi. E allora, no, come davanti al listino delle pizze, non sappiamo cosa scegliere. Ecco, dunque, passo la parola a Delia, che ci parla di un anime. Un anime uscito nel 2019 che non so quanti dei nostri ascoltatori conoscano. Ecco, ciao Elia, vuoi introdurci a questa Ciao. animazione, a quello che ti ha colpito? Certo. Io appunto parlo di Figli del Mare, che è un film di animazione 2019 diretto da Ayumu Watanabe ed è tratto da un manga. Il manga non l'ho letto. E diciamo, quello che colpisce di quest'anime soprattutto è la parte tecnica, ovvero le scelte registiche. E anche proprio il lavoro dello studio di animazione. Ogni scena si nota una grandissima cura per la scelta delle riprese, ma anche proprio per lo sfondo, che sono molto realistici e curati dal punto di vista ombre e illuminazione. Questo va anche un pochino in contrasto invece con lo stile dei personaggi, che invece è molto molto semplice. E la semplicità spesso viene utilizzata per rendere le animazioni più fluide, perché non avendo molti dettagli riesci anche a disegnare più frame. E questo non vale invece per gli occhi dei personaggi, che sono delle esplosioni di colore e luce, che invece... appunto, per la tradizione dell'animazione giapponese vengono fatti proprio degli occhi molto grandi per riuscire a trasmettere più emozioni possibili a chi guarda. Ecco, allora, sì, diciamo che è un film di animazione che parla di un'amicizia, mi sembra, giusto? Cioè, se Sì, dovessimo diciamo, introduco. riassumere la trama in due battute. Sì, riassumendo molto molto velocemente, diciamo, la protagonista che ha frequentato la scuola media si trova in estate e non sa bene come, diciamo, cosa fare durante l'estate, come divertirsi. Va nell'acquario dove lavora suo papà e incontra due Sì, incontra, ecco, non l'abbiamo ragazzi. Che cosa perso. sono? Sono Sì. delle Purtroppo specie di foche molto cresciute. E i tre ragazzi in vista è un male sorgere. questo, il male della diretta. Il male della diretta. Ti abbiamo perso un istante. E, ecco, se puoi riprendere il filo delle ultime battute. Certo, dicevo allora che appunto la protagonista Ruka è una ragazza delle medie che si trova in estate e non sa bene come divertirsi durante l'estate, che cosa fare? Va nell'acquario di suo papà e incontra due ragazzi, Umi e Sora, che sono stati cresciuti dai dugonghi, quindi hanno sempre vissuto in mare. I dugonghi sono delle foche particolarmente cresciute per capirsi. E si nota che c'è un legame tra questi tre ragazzi, e qua si passa invece nella parte mistica e sovrannaturale del film, che crea veramente un'atmosfera spettacolare che ti coinvolge e ti prende perché vuoi capire cosa sta succedendo. Questa atmosfera è accentuata dal tutto il fatto di quello che ho detto prima, proprio dalle scelte registiche, dai colori, dall'animazione. Ci sono molte scene dove, per esempio, c'è la scena della cometa, dove proprio è un'esplosione di luce e lasciano veramente delle impressioni su chi guarda molto forti. Sì, ecco, io leggevo una varia critica che si è occupata di questo film che lo ha un po' accostato a dei registi sia di animazione sia di cinema che hanno provato attraverso l'uso dell'immagine e del montaggio a parlare dell'universo, dell'infinito, della dimensione del sogno. Per esempio, ho visto che è stato accostato ad Akira. È stato accostato a Stanley Kubrick e così via, cioè di un cinema che prova a parlare di
elementi, no? Il rapporto tra l'uomo e il cosmo, il rapporto tra il microcosmo e il macrocosmo, e il fatto che, ecco, mi sembra Umi e Sora vogliano anche dire cielo, no? Mare e cielo, no? Umi mare, Sora il cielo, cioè come se, certo, c'è la storia di questi due, ma di fatto forse si parla anche di altro, eh? Ecco, non so come, se tu hai visto questi aspetti, se ti hanno colpito. Sì, certo. Allora, diciamo proprio la trama del film non è spiegata chiaramente. Ti fa capire che sta succedendo qualcosa di veramente importante, che lega tutte le vite del mondo, quasi tutta la vita nell'universo, legata soprattutto al Scioglifichi, mare. però. Sì, sì, diciamo così, non so se qualche mago ti ha fatto una magia, ma noi ti vediamo fermo nel video, magari fa parte della Ah, diretta, l'importante è ascoltarlo, però comunque. l'importante è, ecco, ascoltarti per i podcast, ma diciamo così, magari la magia dell'animazione si è impossessata di te. Allora, Ho capito. dici, dici pure, Elia. Sì, ok, torno. Ok. E appunto questa trama viene molto lasciata a chi guarda l'interpretazione. Infatti, questa trama è molto intrecciata a domande esistenziali, di cui non c'è una vera e propria risposta. Domande come da dove veniamo, cosa c'è alla base della vita, e si potrebbe, diciamo, interpretare in relazione al film che la vita è nata dal mare. Oppure anche se le leggi che valgono sulla Terra valgono per tutto l'universo. Vengono date varie risposte, ma sono più ipotesi perché non c'è una vera e propria risposta a queste domande. Inoltre, l'altro aspetto molto affascinante di questo film è che vengono fatti dei collegamenti tra cose che uno normalmente non pensa, tipo tra il mare e l'universo, un po' come i collegamenti che fa Pascoli nelle sue poesie, quei tipi poeti che vanno a collegare cose molto particolari. Quindi questo. Allora, guarda, mi innesto un attimo perché nella puntata precedente due studentesse ci hanno parlato di The Tree of Life di Terrence Malick, dove il regista fa correre in parallelo la nascita dell'uomo alla nascita del cosmo, quindi embrione, Big Bang, stelle sterminate, spiaggia infinita. Insomma, qui. Adesso io la metto così, sembra quasi uno sguardo alla Spinoza, dove in realtà tutto nell'universo è collegato. Insomma, come due pesci che nel mare si chiedono scusa, ma l'acqua che cos'è? È chiaro che no, tu potresti dire, beh, l'acqua la vedi se esci dalla superficie, benissimo, ma come faccio ad uscire da questo infinito in cui sono? No. E allora, anche noi siamo onde del mare, da questo punto di vista. Quindi, ecco, questo per esempio è lo sguardo di Spinoza, che è un filosofo olandese, non perché frequenti i coffee shop di Amsterdam, ma nell'Olanda del 600, che prova a spiegare questa intuizione di come ognuno di noi è singolo, ma è singolo come è singolo un'onda del mare, quindi esiste, ma nella sua infinita connessione con tutto. Quindi se io tolgo uno dei fili che rendono l'onda quello che è, l'onda non c'è più. E allora conoscere profondamente l'onda vuol dire conoscere la relazione con tutto ciò che la fa essere quello che è. Quindi amare un particolare vuol dire comprendere l'infinito. Questo è Spinoza. Ecco, mi pare da quello che ho letto della pellicola e che in parte ho visto, che si possa anche leggere così. Assolutamente. Ascolta, tu hai visto dei collegamenti tra questa pellicola e altre pellicole dell'animazione giapponese o tematiche? Allora, animazione giapponese, più che altro la stessa tematica invece l'avevo vista parzialmente con un altro film, quello di Il Settimo Sigillo di Bergman. Oh, curioso, Perché curioso. Diciamo, non tanto per le tematiche trattate, ma per il fatto che è molto, molto aperto come film. Introducendo velocemente il film, è ambientato nel Medioevo e c'è questa, durante la peste c'è questa figura che gioca molte volte a scacchi con la morte e pone delle domande anche lui esistenziali alla morte. A un certo punto prova a porle addirittura al diavolo, almeno crede che si stia manifestando lì, ovvero la domanda principale è cosa c'è dopo la morte.
Quindi, e anche qua ci sono delle domande a cui è difficile dare una risposta. Quindi, entrambi i film vogliono far riflettere, dare, non c'è una vera e propria interpretazione del film, è molto lasciata a chi guarda. C'è chi potrebbe dire che in realtà siano buchi di trama, non so, di sceneggiatura, il fatto che non ti spiega chiaramente cosa sta succedendo, invece è più un invito a ragionare, a riflettere sull'universo e su varie domande. Sì, ecco, mi sembra che in realtà il grande cinema faccia questo, cioè più che spiegarci tutto, invita lo spettatore a completare, a dare la sua lettura, a dare la sua interpretazione. E infatti le grandi pellicole sono inesauribili, cioè noi potremmo guardarle ogni anno ed ogni anno leggere qualcosa di diverso. E ecco, anche per te. Cosa potresti consigliare ai nostri ascoltatori per avvicinarsi al cinema? Spariamo tre titoli. Allora, io inviterei a guardare Interstellar di Christopher Nolan e anche Birdman, soprattutto per la parte tecnica. Penso sia uno dei film più perfetti a livello tecnico, attoriale, registico e della trama. E magari introducendo anche un anime, potrei dire Akira, che era stato nominato precedentemente, o anche qualsiasi film di Miyazaki può andare Va bene, va bene. Allora, bene. io ringrazio Martina, ringrazio Elia, vi rilancio la parola per salutare i nostri ascoltatori e speriamo di avervi ancora in una prossima puntata, magari in presenza post film apocalittici come la pandemia che stiamo vivendo. A voi la parola di saluto, Martina, Elia. Ciao. Arrivederci a tutti e mi raccomando, quando si potrà, andate al cinema. Brava Martina, grande. Elia? Ciao, vi ringrazio per averci ascoltato e, come ha detto Martina, bisogna andare al cinema appena si può. Bene, grazie a tutti, grazie alla radio e alla prossima. Ciao!